cioè non è una cosa, oh mio Dio, così speciale, però diciamo che va a fortuna perché tante persone mandano questa richiesta di partecipazione partecipare e poi vengono estratte. Allora, specchio qua, vado un po' di, no,
Sto provando da sola senza aver visto tutorial. Questa luce io non vedo niente, molto bene, come se non stessi facendo nulla. Poi dopo vado nell'altro specchio, c'ho due occhi così, tipo un clown, come al solito. Sì, no, dai, sì, qua che c'ho la luce vedo meglio. Qua non ho luce, sono in ombra perché la luce là. Vabbè, portiamo pazienza un altro mese dopo cambieranno le cose. Già l'occhio, sembra che abbia l'occhio più grande. Sono indeciso perché l'ultima volta sabato ho usato questo ed era molto bello, quindi anche se sabato, diciamo, non barato, però avevo messo un po' di matita marrone, però in questo make-up voglio utilizzare solo questi trucchi, quindi non andiamo ad aggiungere, facciamolo proprio una cosa natural, easy, tranquillona, perché con la matita marrone ovviamente era molto più visibile e marcato, e con questo ero andata. Siccome se lo abbasso un po' cade, quindi mi sto guardando dal basso all'alto. Immagino quanto mi vedo malissimo. E pensare che nella mia casa nuova ho una mega specchiera. Il Time to Kiss, sto provando a fare un po' di soft spoken che non mi riusciva più, non so per quale motivo, e qualcuno me l'aveva chiesto e quindi adesso sto facendo un po' un misto, che a me piace misto tantissimo, un po' whispering, un po' soft spoken. C'erano diverse palette con diversi toni, e quando compili quel form per ricevere questi prodotti, che non sai neanche tu cosa andrai a ricevere, ti fanno compilare chiedendoti colore degli occhi, colore della pelle, colore dei capelli, se hai la pelle grassa, mista, secca, eccetera, eccetera, e in base a quello ti fanno il set, o perlomeno stavolta è successo così. Le altre volte mi avevano mandato
dei prodotti per la skin care in base sempre al tipo di pelle, decidono loro, loro ti fanno compilare tutto e poi loro decidono in base a quello che gli par giusto, immagino, penso, non so. Comunque, io andrei con questo, che è proprio una bella botta di glitter, adesso vedi, premettendo che non ho alcuna base, non ho messo un primer sugli occhi, quindi preparati. Stanno volando tutte le parti. Wow, non so se si vede, non so, non è detto. Comunque. Un po' sforato. Cioè, voglio dire. E dopo io, siccome ho questa parte qui, adesso non fate caso che ho un mega taglio qui, che Sam giocando qualcosa non è andato come previsto, comunque. Anzi, sai cosa facciamo invece? Plot twist. Ah, questo è più caldo, questo è un po' più freddo. Fammi pensare. Mettiamo questo un po' più freddo. Si chiama Beige Me. No, Beige Me è questo. No, aspetta. Sì, Beige Me. Ok, Beige Me. Beige Me, vediamo un po'. Allora, dato che io ho questa parte qui dentro, no, dell'occhio, che è una specie di membrana che mi rende gli occhi molto mandorla, lì io vado con l'indice proprio in modo a creare con questa parte qui molto luminosa e un po' glitterosa, sembra quasi un illuminante. Metterei molto più freddo dell'altro e l'ho fatto anche sabato, però non con questo, con l'altra palette, ed è, mi piace tanto. Cioè, a me non so dalla videocamera cosa si veda, ma per me è bellissimo. Cioè, è un effetto troppo cool. Cioè, guardami. Ti ipnotizzo con lo sguardo. Mi sarebbe piaciuto fare quell'effetto là, dell'occhio più grande, però secondo me, a parte che con questo specchio, secondo me, senza la lente a contatto, sembra che ho un'occhiaia, tipo. Quindi evito. Andiamo a mettere il blush. Questo blush qui, che è fotonico, color tulipano acceso, perché è tulipon. Tradotto, mi viene tradotto tulipano acceso. C'è un colore. Mi piace tanto. Ok. No, non volevo metterlo con questo. Ok, mettiamolo con questo. Allora, io me lo metto così. Ho anche sbagliato perché di solito mi metto prima il blush, ma non so perché l'ho messo adesso. Sono andata un po' in confusione. Comunque mi piace l'occhio. Resta sempre un po' truccata, ma non truccata, finta con sapone, quel così. Anche se dopo quei glitter ci abbiamo freddo questo blush, mi piace, è molto freddo e assomiglia a delle sfumature come il mio illuminante, quello che io dico degli unicorni, che in realtà è un illuminante della Essence, si chiama Crystal Dreams, me l'avete chiesto a volte nei video, l'avevo anche scritto, però lo dico, non vedo molta differenza perché appunto con questa luce non vedo niente, però molto tenue, anche quando l'ho provato sul braccio, che io le braccia
tinta labbra, che in questo mini era questo nude edition, mini nude edition, e erano tutte uguali, non c'erano differenze. C'era French beige per la tinta labbra, che è mini addiction velvet tint, e shadow palette 101 nude poet. Erano tutte uguali per tutte, quindi potevi anche essere biondo, bionda con gli occhi azzurri, ti davano quella, o capelli neri, occhi neri, era quello per tutti. Ah, innanzitutto non ho detto, ho messo da un lato, è che ha un profumo strepitoso. Se lo annuso, chiudo gli occhi, mi fa pensare alle fragoline di bosco, quelle buone, non quelle finte che trovi nei giardini che mangi, sono di acqua, quelle proprio che sanno realmente di fragoline di bosco. Una delle parti più difficili per me è mettere il rossetto, perché metterlo senza sbavare è un casino, più con questo specchio. Questo lato è al buio, una sfida proprio. Com'è? È cremosissimo. Comunque, questa tinta labbra è super mega cremosa. Beh, ho capito perché l'hanno chiamata velvet, che è velluto. È proprio velluto, eh. Mamma mia, non riesco a smettere di far così, perché ha una consistenza bellissima. Siete abituati e non sono abituata a vedermi con questi colori, però non mi sta niente male, sono molto cute, devo dire. Tra l'altro ho degli outfit su questi toni, quindi, però forse troppo tono su tono, secondo me anche per un colloquio un trucco del genere potrebbe fare il suo, tipo i lavori che piacciono a me. Story time.
Qualche